calabresi, sulle mani, fatemi vedere quanti calabresi ci sono. Vabbè. No, siamo tornati. Della Campania. Dalla Puglia. Dalla Puglia, esattamente da Mesagne, provincia di Brindisi, Carmelo Francavilla. Da Sala Consilina, provincia di Salerno, Gerardo Stazione. Lo sapete che io non vi chiedo mai applausi, perché gli applausi noi ce li sappiamo meritare. La capsaicina, a seconda di quanto ce n'è nei peperoncini, abbiamo 300, 500, 2000, 30.000. Il peperoncino che mangiano loro avrà più o meno quest'anno 30-40.000 gradi Scoville, che sono appunto i gradi con cui si misura la capsaicina. Questi, quando dicono super hot, mangiano dei peperoncini che ne hanno oltre 1 milione di gradi Scoville, per cui da 30.000. Però stasera, come diceva lui, è una gara di durata, bisogna mangiare per mezz'ora di seguito e a velocità, perché c'è gente, vedrete, più veloce, c'è gente che è velocissima. Arturo Rencricca, per arrivare a 1,20 kg, non ha mai fatto una pausa, così per mezz'ora di seguito, per cui forse con 2 cucchiai potrebbe battere il suo stesso record. Vediamo. Partiamo da capo. Salvatore Giannisi. Vito Cassano. Francesco Plantera. Carmelo Francavilla e Gerardo Stanzione. C'è il tradizionale lancio dei peperoncini della folla, 25 quintali di peperoncini tutti sulla folla, tutti insieme sul grammo, ci stiamo scontrando sul grammo. Vedremo, ne avremo davvero stasera, c'è il rischio che devono ricominciare. Dove si chiama? Gerardo è pronto, si rifà tutta da capo. Oggi figurati, si è sforzato assai lui. Questi gialli, ho detto solo donne, ho detto. Non lo sappiamo ancora, aspettiamo e vedremo.